Tutti contro tutti nasce soprattutto da un'esigenza, che era quella di raccontarci. Azione! E come spunto abbiamo preso, io e Massimiliano Bruno, che è l'altro sceneggiatore, un fatto che è accaduto a un nostro amico. Lui è entrato in un appartamento, non sapeva che questi appartamenti, che sono poi appartamenti occupati, non vanno lasciati incustoditi, è uscito per andare alla comunione della figlia, è tornato e ci ha trovato dentro altre persone. Stavolta non s'apre. Che vogliamo fa? Perché improvvi a suonare? A chi suono che la famiglia sta tutta qua? A chi devo suonare? A quelli che stanno dentro. Che non la senti a musichetta? Mi sa che hanno occupato l'interno 7. Chi ci abitava? L'avete fatto con la persona sbagliata! Loro! Infami! Qua nessuno ha visto niente, no? Chiama la polizia. La chiamo, sì, ci vado proprio. Esci tua. Ci vado perché voglio capire chi sono sti infami. Comunque, mi faccio vedere sto contratto di locazione e vediamo che posso fare, forza. Interpreto un ispettore di polizia con un accento che ora capirò bene quale fare, una cosa un bondring d'andrà scimmiottando gli amici del Frosinate. Cioè mi state a dire che state al nero? Voi non potete fare infrazione e rientrare a casa vostra, perché sarebbe giustizia privata. Perché mi ride in faccia? Perché te eri impampinato. Perché mi sono impampinato. Da lì ci siamo chiesti che cosa sarebbe accaduto al nostro Agostino se non avesse avuto un posto dove tornare. Se tu pensi che io, hai la mia, mi metto a dormire in macchina, ti attacchi proprio per cominciare per cazzo. No, no, non l'ho mai detto di dormire dentro una macchina, basta, ma che ci senti te? Il nostro Agostino decide di fare la guerra agli occupanti e occupa il pianerottolo. Andiamo a prendere l'altra roba, va. Adesso sì che cominciamo a darvi fastidio, zuzzi. Io aiuterò Agostino appunto in questa battaglia di recupero appartamento. Saranno delle svariate lotte verbali e non solo con i nuovi padroni di casa. Io direi che dovremmo essere un filo tutti più ragionevoli. È vero, c'hai ragione. Vuoi sentire una cosa ragionevole, eh? Sì. Ma vattene a fa culo. Ah, deficiente! Io ti faccio sparare! Sì, sono... sì. Sì. Giù. Pensa di perdere la casa e andare a vivere in un pianerottolo. Un giorno rimani così come sei, e però la tua vita lavorativa continua, la scuola per i figli. E allora che cos'ha Lorenzo? È solo un po' stanco per via del... Trasloco? Ah, avete traslocato? In un certo senso sì. Siete andati molto lontani? No, no, vicinissimi. Praticamente a un passo da casa vecchia. Sì? Salve, abbiamo chiamato questa mattina. Che, Salvatore? Sì. Prego, ragazzi, venite. Scusate, c'è sta un po' di casino. Prego, prego, prego. Sei uno che non trova pace. Quindi ti alzi. Antonio! E ti ho detto... Antonio! Antonio! Vuoi sapere come ci muoviamo noi, no? No, non ho capito. Sapete? Poi che faccio? E come state messi? Perché non posso ascoltare? Dai, facciamo. Il tentativo è quello un po' di ridere con ironia su quello che ci capita. E come funziona questa occupazione? Dipende. Noi facciamo... Anthony! Anthony! Di riuscire appunto a raccontarlo per quello che è, la storia di una famiglia contemporanea che si arrabatta per arrivare a fine mese. Dal bagno! Certo, da passare 4 piani da sto cazzo stare a averlo. Oh, scusate, questo è il backstage. Come nella tradizione della miglior commedia italiana, insomma, affronta un problema serio in modo abbastanza tragicomico, via. Che sta a fa? Che sta a fa? Pronto. Ma che ci stanno i fuochi d'artificio? No, è il campo nomadi. Stanno a fare una festa. Tutti contro tutti, perché nel film un po' tutti i personaggi si troveranno a dover prendere posizione contro l'altro. Perché purtroppo questa è la guerra tra nuovi poveri, no? Tu sei là e lui c'ha... Boom! Quando mi butti a terra, boom, altro calcio, subito. Agostino per me è l'esempio di un eroe di questi tempi. Mi sembra un prototipo di quello che ognuno di noi poi dentro è e che in qualche modo sei costretto a mettere da parte per adeguarti al vivere quotidiano. Agostino non lo fa, combatte la sua battaglia dritto fino alla fine e forse fa bene lui.
Sì, sì, litigate, cioè, tu nemici, quindi... Tutti contro tutti. Sì, tutti contro il titolo del film, quindi... Ciao. Azione, vai. E vai, e... No, apri, vai.